Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal 10 al 17 aprile 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Allora, abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza, abbiamo le carte della guarigione con le fate e abbiamo soul coaching. Naturalmente ci connetteremo con le frequenze angeliche della coscienza dell'arcangelo Michele, ok? Per chiedere guida e assistenza, chiedere massima protezione. Quindi uso fare una preghiera di protezione prima, di questa lettura angelica. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza per me e per tutte le persone che con tanto amore mi stanno seguendo in questa lettura angelica. E così è e così sia. Bene. Allora, faremo tre gruppi. Io vi chiedo di chiedere all'Arcangelo Michele dentro il vostro cuore se scegliere il gruppo A, il gruppo B o il gruppo C. Ok? Bene, il gruppo A, abbiamo la carta del successo. Ecco, qua sono uscite le carte. Secondo gruppo abbiamo la carta della pace. Guardate un po', uscita la sola. Gruppo C, abbiamo la carta del silenzio. Ora vediamo anche da questo mazzo di carte che cosa ci vogliono dire gli angeli, le fate. Con l'Arcangelo Michele, anzi, queste sono le carte, se non sbaglio, degli angeli dell'abbondanza. Vediamo cosa ci vogliono dire riguardo alle questioni di abbondanza infinita. Allora, abbiamo il primo gruppo, organizzati per avere successo. È meraviglioso perché il gruppo A riguarda proprio il successo. Poi abbiamo, ecco, qua sono cadute due carte. Abbi il coraggio di chiedere e di accettare aiuto e affronta le tue paure sul denaro. Questo è il gruppo B. Ora vediamo il gruppo C. Gruppo C, idee illimitate. Ora vediamo un attimino carte delle fate. Gruppo A, gentilezza. Gruppo B, i sogni diventano realtà. Gruppo C. Pace interiore. Allora, vediamo un attimino, iniziamo la nostra lettura angelica. Il gruppo A, sono uscite due carte sul successo, quindi successo alle porte, ok? Stanno, quindi abbiate aspettative positive perché il successo sta entrando nella vostra vita. Bisogna anche organizzarsi, quindi praticamente non spaventarti riguardo a questa parola, è solo un discorso di fare
fare chiarezza nei tuoi obiettivi, quindi organizzare i documenti, i pensieri, lo spazio in cui lavori, la situazione economica, e questo ti aiuterà. Quindi ci vuole un pochino di pianificazione, il successo è alle porte, è veramente una bella carta, ti sei veramente impegnato tanto a lavorare per i tuoi progetti, quindi adesso è venuto il momento di raccogliere i frutti del tuo lavoro. Sii gentile con te stesso, con te stessa, non appesantirti ulteriormente, è venuto il momento un pochino di organizzarti, sì, ma anche di rilassarti, lasciare andare, lasciare che sia e lasciare tutto nelle mani degli angeli, di Dio e dell'Arcangelo Michele, perché tutto sta arrivando nel momento giusto, nella proporzione giusta per il tuo massimo bene. E assolutamente, se la tua domanda era se il tuo progetto avrà successo, la risposta è un'affermazione positiva. Andiamo invece nel gruppo B, praticamente c'è pace nella tua vita, la pace è il segno che stai andando nella direzione giusta, che stai pensando alla tua anima, che stai pregando, che stai meditando, e questo assolutamente è un segno positivo, va bene. Per coloro che invece hanno una vita un attimino un pochino turbolenta, stanno capitando delle cose un pochino impegnative, l'Arcangelo Michele vi sta invitando appunto alla pace, vi sta dicendo di superare tutte le vostre paure, di avere il coraggio di chiedere aiuto laddove avete bisogno e superare le paure legate al denaro, alla ricchezza e all'abbondanza. Molti operatori della luce, molte persone spirituali hanno dei blocchi legati alla ricchezza e all'abbondanza. Cercate di lavorare su voi stessi per eliminare quei sistemi di credenze limitanti, quei sistemi di credenze che vi bloccano e vi impediscono anche di ricevere, vi impediscono di aprirvi all'abbondanza. Ok, sì, sei un operatore di luce, sì, sei un'anima allineata al tuo scopo di vita, ma il denaro è energia. Se hai bisogno di aiuto, se non ce la fai da solo o da sola, chiedi aiuto ai tuoi cari, chiedi aiuto ai tuoi amici, alle persone di cui ti fidi, perché in questa situazione c'è bisogno di un aiuto esterno. Va bene? Non preoccuparti, perché comunque tutto andrà bene, tutto andrà secondo il piano divino e ci sono delle manifestazioni dei tuoi sogni nel piano della materia, i sogni che diventano realtà, quindi tutto andrà bene, assolutamente il tuo progetto si sta manifestando sul piano della materia, quindi anche qui successo e manifestazione. Abbiamo ora il gruppo C, mi raccomando, è venuto il momento di raccoglierti in un momento di silenzio per ritrovare quella che è la tua pace interiore. Quindi un invito alla meditazione, alla preghiera, al cercare quello che è il tuo spazio sacro, di staccare un po' dalla solita routine, ti stai impegnando tantissimo, le idee creative arrivano in uno spazio di silenzio, in uno spazio armonico. Esci dallo stress, esci dal caos e nel silenzio e nella pace interiore che arriveranno le idee creative. Sono tante le idee che stanno arrivando, le tue intuizioni, assolutamente non avere paura, perché veramente arriveranno le idee giuste al momento giusto. Sei nella strada giusta, sei nella direzione giusta, il tuo progetto assolutamente avrà un risvolto positivo, riuscirai veramente nelle tue intenzioni. L'invito da parte degli angeli e dell'Arcangelo Michele è un invito al silenzio, alla meditazione, alla preghiera e alla pace interiore. Bene, io spero di essere stata esaustiva per questa lettura angelica. Spero che tu possa aver ricevuto le risposte che tanto stavi cercando, alle domande che hai posto agli angeli e all'Arcangelo Michele. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare
fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Mi occupo anche di facilitare la guarigione sulle altre persone con le nuove frequenze di luce per aiutarti a entrare in un nuovo livello vibratorio, per accelerare il tuo processo di evoluzione. Queste frequenze sono delle frequenze che riportano all'equilibrio e sono delle frequenze evolutive che accelerano il processo di riallineamento con la nostra anima. Sono meravigliose, bisogna esperienziarle per vivere l'esperienza delle nuove frequenze. Mi occupo anche di logos healing, quindi puoi fare con me un percorso di coaching più o meno lungo, dipende da quanto hai bisogno di eliminare tutti quei sistemi di credenze, tutte quelle paure, tutto ciò che ti sta impedendo di allinearti allo scopo divino della tua anima, ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi per creare un nuovo mindset, un nuovo sistema di credenze, quindi per riprogrammare la tua mente inconscia nella direzione dei tuoi goal, dei tuoi obiettivi. Per maggiori informazioni non esitare a contattarmi, sarò felice di rispondere alle tue domande. Io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un salutone, a presto, ciao ciao!